Buongiorno amici di Fanner e appassionati di futsal e benvenuti al Palacus di Viterbo, dove stanno per scendere in campo l'Active Network e il Futsal Marigliano per una sfida valida per l'ottava giornata del campionato nazionale di Serie B. La squadra di casa è alla ricerca di punti importanti per inseguire il sogno playoff, mentre la squadra ospite vuole raggiungere la quarta vittoria consecutiva. A breve il fischio d'inizio dell'arbitro. Passiamo adesso alla lettura delle formazioni. L'Active Network può contare su Mastro Pietro, Caci, Feliziani, Cespedes Gagliardo, Ferreira Marcus, Rosa Garcia, Dinuzzo, Gasquet Fernandez, Nunzi, Ennas e Ferretti. La squadra ospite, Liccardo, Aprile, Bellico, Campano, Quaglietta, Russo, Stigliano, Velotto, Oranges, Di Santo e Guido. Da destra a sinistra attaccherà in questo primo tempo la squadra ospite, il Futsal Marigliano, con la maglietta blu e rossa, mentre dalla sinistra alla destra attaccherà la squadra di casa in tenuta arancione e pantaloncini bianchi. E arriva il fischio d'inizio. Primo possesso per il Marigliano, che prova ad andare immediatamente in mezzo. E attento il difensore dell'Active Network, che lancia lungo per il numero 5, che viene anticipato dall'altro numero 5. Porta avanti il Futsal Marigliano il proprio pallone e imposta adesso dal numero 22, che scarica sull'11 di Stigliano, che viene controbattuto. Bellico scarica sulla destra, gli ritorna il pallone. Bellico guarda il movimento del numero 10, che prova di prima a metterla in mezzo. Interviene ancora una volta bene la difesa dell'Active Network, che prova a ripartire con il numero 6, Rosa Garcia, che appoggia sul 10, Ennas, che perde il pallone e poi ripartire in contropiede, ma viene trattenuto, sarà calcio di punizione. Ferreira, Cespedes Gagliardo, Ennas, Gagliardo, larga sulla sinistra, uno contro uno del numero 6, che però si impappina e perde il pallone. Il pallone viene scaricato per Guido, che prova ad andare per vie centrali prima di essere fermato da Gagliardo. Ancora Guido, scarica per il numero 5 Bellico, che scarica sulla destra. Il pallone ritorna a Guido. Bellico di nuovo prova a riandare sulla fascia sinistra, viene fermato. Attenzione, il numero 10 Russo si gira con il destro. Russo prova il tiro, respinto. Numero 22 Guido porta avanti il pallone, tira largo. Buon inizio del Futsal Marigliano, che guadagna un calcio d'angolo. Viene battuto il calcio d'angolo per il 22, che si fa vedere. Attenzione, parte in contropiede Ennas, che viene fermato, e ci sarà un cartellino giallo immediato per il numero 22 Guido. Rosa Garcia, Ferreira, Cespedes Gagliardo, Ennas, gira adesso palla all'Active Network con il numero 4 Gagliardo, che scarica sulla sinistra, prima che gli venga restituito il pallone. Gagliardo se ne va bene sulla destra, ma viene contrastato efficacemente da Guidi. Gagliardo sul punto di battuta, scarica dietro per Rosa Garcia, che con il destro prova a tirare, buona conclusione in due tempi, il portiere che non riesce a respingere. Ennas con il destro scarica per il numero 4, che tira fuori, buona occasione per la... Bellico, Guido, ancora per Bellico, che scarica sulla destra. Bellico, Russo, Stigliano, numero 5 di prima, trova bene il 22, Russo chiude il triangolo, il 22 che prova a calciare, ma il tiro è alto. Ennas, Rosa Garcia,
passaggio orizzontale per Gagliardo che stoppa in due tempi, la gira proprio compagno di squadra, Ennas, Rosa Garcia, uno contro Guido, trova al centro Ennas che si è fatto vedere, il pallone viene restituito ad Ennas che preferisce scaricare sull'altro lato, se ne va bene Gagliardo che viene contrastato però da Bellico, rimessa laterale per la squadra di casa, Ennas, Rosa Garcia, Gagliardo, Ferreira, Ennas, prova a scambiare un triangolo che non viene completato, imbucata centrale intercettata da Russo che in maniera attenta ferma l'azione della squadra di casa e ricomincia l'azione del futsal marigliano. Bellico sbaglia il passaggio orizzontale, rimessa per gli arancioni, Ennas, Ferreira, Ennas, Gagliardo, se ne va sulla sinistra prima di vedere il movimento del proprio compagno e scaricare su Ferreira, Gagliardo, Ferreira per Ennas, scambia velocemente per Rosa Garcia che di destra fa finta di tirare, tira adesso, conclusione, respinta in due tempi, parte il contropiede del futsal marigliano, scarica sulla sinistra il giocatore campano per il numero 11 Russo, sulla linea del calcio d'angolo Russo la mette in mezzo, pallone respinto, poi torna su piede il numero 5 che scarica in mezzo per Stigliano, fermato efficacemente dalla difesa arancione che prova a ripartire, niente da fare, Stigliano con un po' di spazio con il sinistra, prova la conclusione, raso terra, largo, Mastro Pietro appoggia a Ferreira, Cespedes Gagliardo, Ferreira, Rosa Garcia, Ennas, Gagliardo, Ferreira, scarica su Ennas, Rosa Garcia, Gagliardo, azione molto ordinata, se ne riesce a dare sulla sinistra, Gagliardo spara alto, ottima occasione per l'Active Network. Aprile per il numero 22 Guido che scarica centralmente per Bellico che gira Stigliano che in due tempi stoppa e scarica bene sul 5, perde palla, attenzione il numero 10, prova il tiro, rete, sulla ribattuta, Ennas realizza il gol dell'1-0 per l'Active Network di Viterbo che passa in vantaggio dopo qualche minuto di ottimo gioco, 1-0. Guido prova ad andare subito verticalmente, Bellico imbucata centrale per Russo che si gira e scarica con il sinistro per Sigliano che prova il tiro ribattuto da Ferreira. Bellico, Stigliano, il pallone prova ad arrivare a Russo ma il passaggio è troppo lungo, si riprenderà con una rimessa da fondo campo per Mastro Pietro. Ferreira, Ennas, l'autore del gol dell'1-0. Gagliardo, Rosa Garcia, Ferreira sulla fascia sinistra, scarica per Ennas, che ha un po' di spazio, si gira e preferisce ricominciare, ancora da Rosa Garcia che scarica su Gagliardo, uno contro il 22, Gagliardo se ne va sulla linea di laterale e viene fermato brillantemente da Guido, rimessa laterale su cui si appresta a battere Gagliardo che la gira per Rosa Garcia che scarica su Ferreira, passaggio orizzontale rischioso, Gagliardo stoppa, rischia di perderla e preferisce andare da Mastro Pietro, Mastro Pietro lancio lungo per il proprio compagno di squadra intercettato dal numero 11. Rosa Garcia, Ferreira, Ennas, Gasquez Fernandez prova a chiudere il triangolo con il numero 6, arriva l'intervento sicuro di Bellico che manda in rimessa laterale, Gasquez Fernandez al centro per Rosa Garcia, controfallo, si riprenderà con una rimessa questa volta in favore della squadra campana. Guido per Stigliano che preferisce ritornare da Bellico, Guido, Stigliano
Osserva il movimento del proprio compagno in bucata, ottima in diagonale, il passaggio per troppo veloce, si riprenderà con una rimessa per Mastro Pietro. Ferreira, con calma, appoggia Dennas, l'autore del gol dell'1-0. Gasquez Fernandez supera a metà campo e serve Rosa Garcia, che viene fermato con una spallata dal giocatore campano. Si riprenderà con una rimessa in gioco per il futsal marigliano. Imbucata subito centrale, intercettata brillantemente dal numero 5 Ferreira. Bellico per il movimento di Guido, blocco irregolare, calcio di punizione per l'Active Network. Ferreira, Gasquez Fernandez, Rosa Garcia, prova ad andare bene su, da Ennas sulla destra, parata di petto del portiere. Attenzione, recupera palla Ennas che prova a scaricare centralmente ma il passaggio è intercettato e riparte l'azione del Marigliano. Che si gira bene, passaggio orizzontale per il numero 5 che è pressato efficacemente da Rosa Garcia ed è costretta a ritornare dal proprio portiere. Lancio lungo, ottima pressione di Ennas che manda la palla oltre la linea di fondo campo. Lancio lungo del portiere, prova a farla scorrere Russo, senza successo. Riparte il contropiede per l'Active Network con Ferreira che porta palla e scarica su Gasquez Fernandez. Gasquez, Ferreira, uno contro uno, va al centro al numero 6 che prova a tirare, respinto. Ferreira commette fallo di mano, è il primo fallo sanzionato dall'arbitro nei confronti della squadra arancione. Quaglietta, Stigliano, Quaglietta prova a cercare Russo e non lo trova, ritorna da Stigliano che di sinistra scarica per Quaglietta che chiude il triangolo con Stigliano che si è fatto vedere bene, scarica su Russo, il pallone gli arriva, Russo, Russo, respinto. Parte il contropiede dell'Active Network, fermato brillantemente però dal numero 8 Quaglietta che chiede il contromovimento del compagno per poi ritornare dal numero 2 Aprile che con qualche rischio serve Bellico che porta avanti il pallone di esterno, serve il proprio compagno, il passaggio intercettato. Ritmi molto alti in questi primi 10 minuti di partita. Bellico, Quaglietta cerca il movimento di Russo, la mette forte in mezzo a Gasquez Fernandez, è attento, può ripartire Ennas. Ennas porta il pallone, va sulla destra da Rosa Garcia, uno contro uno, Rosa Garcia si gira dietro del Gasquez Fernandez che a porta vuota tira fuori. Aprile, Stigliano, Quaglietta, Bellico. Pallone arriva adesso a Russo, molto bene, che ha un pochino di spazio, serve Quaglietta ma è contrastato efficacemente, riparte il numero 4 che la mette in mezzo per il numero 8 che la lascia lì e attento Aprile che salva tutto e riparte il contropiede. Russo gira sulla destra per il numero 5 che la restituisce a Russo, ottimo intervento di Mastro Pietro. Non ho ripreso. Che sia il numero 11, Stigliano prova la botta, pallone esce di poco. Cespedes Gallardo, Gasquez, Rosa Garcia, numero 6, Rosa Garcia, scarica per Gallardo, Gasquez, va bene, Ennas che gliela prova a restituire, il passaggio è troppo veloce e la combinazione non si conclude. Quaglietta, il numero 8 contrastato efficacemente dal giocatore della squadra di casa. Bellico, ancora Bellico in possesso del pallone per Quaglietta che prova ad andare in verticale ma non riesce a raggiungere con il passaggio Oranges. Feliziani, prestato Gasquez, si trova bene Feliziani,
passaggio viene intercettato e riparte con un bel contropiede l'Active Network, che è molto attento questa volta, è Bellico, prima dell'intervento di Gasquez Fernandez, che risolve tutto mandando nel fallo laterale. Quaglietta, Bellico, Oranges, si prova a girare il numero 21 Di Santo, che riceve nuovamente il pallone. Bellico sbaglia lo stop. Oranges, sarà rimessa laterale per l'Active. Cambio di gioco a cercare Despedes Gallardo, rischio con Mastropietro che recupera il pallone con le mani. Feliziani, lancio lungo di Gasquez, troppo lungo, si riprenderà con una rimessa in gioco in favore degli ospiti. Oranges restituisce a Bellico, ancora Bellico per il numero 21 Di Santo, che prova ad andarsene sulla sinistra ma perde il pallone. Feliziani prova un passaggio centrale rischioso, altra rimessa laterale, se ne occuperà ancora Feliziani con il destro, serve a Gasquez. Cambio di gioco, scucchiaiata alta sull'altra fascia, il pallone però esce dopo che il numero 6 Rosa Garcia ha sbagliato lo stop. Bellico prova a girarsi, il numero 15 guadagna un calcio d'angolo, il primo della partita per il futsal marigliano. Oranges osserva il movimento dei compagni ma il pallone è intercettato dal numero 4, uscita molto attenta del portiere che manda rimessa laterale. Despedes Gallardo, Gasquez Fernandez, Rosa Garcia, bel servizio il numero 4 per il numero 8 che prova a tenere respinta Feliziani, doppio miracolo del portiere. Viene pressato Gasquez Fernandez e subisce fallo, sarà calcio di punizione per la squadra di casa. Parte Rosa Garcia per la punizione, scarica per il numero 4 Cespedes Gallardo, che ritorna da Rosa Garcia che con il tiro non impensierisce il portiere avversario, che adesso lancia lungo Aprile a cercare il proprio compagno di squadra, lo trova ma Feliziani attento. Rosa Garcia pressato, serve bene Cespedes Gallardo che cambia gioco, adesso Cespedes Gallardo rientra con il sinistro, Gagliardo la mette però compagno Feliziani, tiro toccato e sarà calcio d'angolo per l'Active. Feliziani per il suo compagno di squadra che prova il tiro respinto bene da Aprile, ottimo primo tempo per il portiere della squadra campana. Oranges, Bellico prova ad andarsene bene sulla fascia destra, il giocatore del Marigliano che viene contrastato efficacemente però dall'Active. Gasquez prova il triangolo, Feliziani perde palla, il numero 21 prova il tiro. Mastropietro, Feliziani, passaggio orizzontale per Cespedes Gallardo che con un numero se ne va e conquista il fallo. Quinto fallo del futsal marigliano, un altro fallo e sarà tiro libero per la squadra di casa. Cespedes Gallardo, Gasquez Fernandez, Ennas, Gasquez Fernandez, centro per Rosa Garcia, Gasquez Fernandez, Ferreira, Gasquez Fernandez, numero 4, triangolo che si chiude per il numero 4 della meta, invece porta vuota per il 2-0 di Ennas che raddoppia e sigla la sua doppietta personale
2-0 dell'Active. Time out per gli ospiti. 2-0 per la squadra di casa. Prova a reagire adesso la squadra campana. Si fa vedere Velotto che non viene servito. Provate il passaggio in verticale, troppo veloce però. Ferreira lo trova benissimo. Cespedes. Ferreira prova a rientrare sul sinistro, poi va sul destro. Ferreira perde poi il pallone. Può ripartire Stigliano, che cambia gioco per Russo, che ha un po' di spazio a disposizione ma preferisce ricominciare da Guido. Stigliano. Ennas interviene bene, costringe Barigliano a ricominciare. Guido prova l'imbucata centrale, si scontrano due giocatori della squadra di casa. Russo con la punta di poco alto. Mastro Pietro va al lancio lungo per Cespedes Gagliardo, che viene efficacemente controbattuto da Guido. Cespedes Gagliardo. Ennas. Gasquez Fernandez. Cespedes Gagliardo rientra con il destro. Gagliardo se ne va col sinistro con una bella finta. Gagliardo preferisce ricominciare dall'autore dei due gol. Ennas. Ferreira. Ancora da Ennas. Ferreira prova a chiudere il triangolo con Ennas. Rimessa laterale per l'Active Network, sopra di due gol alla metà del primo tempo. Ferreira, Gagliardo. Ennas. Gagliardo. Ennas. Di Sola aspetta il movimento dei compagni, poi decide di servire in verticale Nunzi, ma il passaggio è errato. Velotto. Guido. Velotto. Porta palla con il destro, se ne va bene con una finta. E attento però Ferreira che manda in fallo laterale. Guido, cambia gioco per Stigliano. Guido prova l'imbucata centrale per Russo, che non si gira perché è raddoppiato da Gagliardo, che prova ad andarsene con un bel numero. Porta troppo il pallone, sarà rimessa laterale per il Marigliano. Stigliano. Guido. Stop di Suola. E in verticale da Stigliano, che viene contrastato da Ferreira, che spinge ma l'arbitro lascia andare. Ferreira. Gagliardo. Ferreira se ne va con un numero. Ferreira, Ferreira da solo trova il proprio compagno che tira. Ottima uscita di Aprile che salva il 3-0. Nunzi scarica per Gagliardo, che va da Ennas. Gagliardo a spazio. Gagliardo prova a inventarsi una palla sul secondo palo che per poco non raggiunge il numero 9 Nunzi. Attenzione ancora Ennas a spazio. Ennas, conclusione fuori, sarà calcio d'angolo per la squadra di casa. Nunzi prova a servire contromovimento di Ennas, che però non riesce a tenere basso il pallone. Stigliano per la reazione del Marigliano. Guido. Bellico. Stigliano va da Russo, che di tacco si gira, la restituisce a Guido. Bellico rientra sul destro, scarica su Stigliano che non sa chi darla e deve tornare da Guido, che di sinistro torna da Stigliano che stoppa e restituisce a Guido. Prova a girarsi il giocatore futsal Marigliano, che guadagna una rimessa laterale. Guido scarica bene per Stigliano, che stoppa di Sola e va da Guido, da Russo, che prova a girarsi con il sinistro. È molto attenta quest'oggi l'Active Network, con Gagliardo che se ne va bene, ne salta uno, ne salta due, la mette sul secondo palo per Nunzi, che restituisce a Gagliardo a porta vuota, prende il palo. Altra occasione per l'Active che non chiude la partita. Aprile
Bellico, Guido, Stigliano. Bellico pressato, ritorna da Guido che rischia di perdere il pallone, Nunzi però non ci arriva. Aprile va al lancio lungo a cercare Russo che viene contrastato da Ferreira. Russo prova a girarsi e ritorna indietro, ma il passato è intercettato da Ennas. Bellico, Stigliano non riesce a girarsi, ancora Bellico, contrasta a centrocampo dove esce vincitore Nunzi che si gira e se ne va da solo, ne salta uno, ne salta due, scarica sulla destra per il suo compagno, il tiro, la parata ancora una volta di Aprile che salva per l'ennesima volta il risultato. Guido, Bellico, Quaglietta prova ad andarsene, ma Ennas è attento. Che partita di Ennas che se ne va sulla sinistra, viene contrastato però da Quaglietta che ci crede, recupera il pallone, poi va a partire il contropiede, ma Ferreira anche lui lo riconquista. Nunzi sul destro, scarica per Cespedes, Gagliardo, Gagliardo numero, gioco di gambe, Gagliardo ancora, riscarica di nuovo da Nunzi che trova centralmente Ferreira. Nunzi, altra parata di Aprile che salva ancora una volta il risultato. al termine del primo tempo e Nunzi sul punto di battuta aspetta il movimento di Ennas che gli si fa incontro. Nunzi sul punto di battuta, arriva il fischio dell'arbitro, prova a cambiare gioco ma il pallone è intercettato da Russo che può partire adesso in contropiede, scarica sulla destra per Quaglietta che la restituisce a Russo, ma è molto attento Gagliardo che riesce anche a evitare il calcio d'angolo. Quaglietta, corre incontro Guido, il pallone finisce a Russo, palo e il pallone poi finisce sulla schiena di Massaro Pietro e sarà, ed è stato il gol del 2-1 del Futsal Marigliano. Non ha chiuso la partita Lacchi, ma adesso il Marigliano ci è rientrato con tutti e due i piedi. Ferreira, Ennas, Ferreira, Gagliardo, Ennas, Nunzi, conquista spazio, spalla alla porta, viene a scaricare per Ferreira che trova al centro ancora Nunzi che con la suola viene atterrato, l'arbitro però non fischia. Ferreira, Ennas, Ferreira, ancora Ennas, Gagliardo, Gagliardo se ne va sulla sinistra, Gagliardo messa in mezzo ma prima di calciare ha oltrepassato la linea laterale. Bellico sulla destra, gli viene restituito il pallone, Di Santo, Bellico, Quaglietta, Di Bellico, Di Santo, trovato bene sulla destra Russo, Massaro Pietro è costretto a lanciare. Aprile, Bellico, Di Santo, bene sulla destra da Russo che prova a chiudere il triangolo ma è contrastato efficacemente da Ennas che però di esterno sbaglia il passaggio per il proprio compagno. Quaglietta in buca per Russo che si gira, Russo, miracolo di Massaro Pietro. Quaglietta a battere, scarica per Bellico che di destra restituisce a Quaglietta che la mette forte in mezzo, Massaro Pietro attento e la dà a Ferreira che prova a darla ad Ennas. Ferreira, troppo lungo il passaggio per Ennas. Aprile, Quaglietta, Bellico, Di Santo,
per Quaglietta, spallata di Rosa Garcia, calcio di punizione per il futsal marigliano. Sta per arrivare il fischio dell'arbitro, due giocatori in barriera, uno solo adesso con Quaglietta che la mette al centro, Ferreira intercetta il passaggio e prova ad andare in contropiede, Ferreira è da solo, Ferreira ne salta uno, riesce ad arrivare sulla linea di fondo ma non a conquistare un calcio d'angolo. Quaglietta se ne va con il sinistro sulla fascia sinistra ma si trascina il pallone oltre l'out. Richiesto il time out dalla squadra arancione. Poco più di un minuto alla fine del primo tempo e ricomincia l'azione dell'Active Network. Cespedes Gallardo, Rosa Garcia, Gallardo, Ennas, Gallardo, Ennas, Rosa Garcia, Ferreira, Gallardo. Pallone torna a Ferreira, Gallardo, Rosa Garcia. Sì, cambia gioco per Ennas che torna da Gallardo, velo di Rosa Garcia, ancora Gallardo, Rosa Garcia, doppio passo contro Russo, Rosa Garcia se ne va bene, Rosa Garcia botta in mezzo, ottima parata con la spalla di Aprile. Ennas a battere, serve Ferreira ma il pallone è in movimento, controfallo. Bellico con calma aspetta i movimenti dei propri compagni. Bellico serve sulla destra il numero 8 Quaglietta che cambia gioco per Di Santo che di destra restituisce a Quaglietta. Quaglietta cambia gioco di sinistro di prima per Di Santo che trova bene Russo al centro dell'area di rigore. Russo si gira sul sinistro, raddoppiato da Rosa Garcia, rimessa laterale, anzi no, fine del primo tempo sul punteggio di 2-1 per l'Active Network di Viterbo. E arriva il fischio d'inizio del secondo tempo, si rinizierà con il punteggio di 2-1 per l'Active Network. Rosa Garcia. Ferreira. Feliziani. Rosa Garcia. Senza fretta, da Gallardo, Rosa Garcia, Feliziani, Gallardo, ancora da Feliziani, Gallardo di prima, per il numero di Rosa Garcia che viene, dopo un contrasto, la palla vince il fallo laterale, Stigliano, Quaglietta, Quaglietta, Stigliano, Bellico, Stigliano, Bellico, Stigliano, prova il passaggio centrale intercettato da Gallardo, Rosa Garcia, Ferreira, Gallardo, Rosa Garcia, Feliziani con il destro, serve Ferreira, Ferreira adesso prova a girarsi Feliziani ma perde palla con Russo, quella conquista e ricomincia da dietro. Bellico, Quaglietta, trova tra le linee Russo che prova un passaggio sul secondo palo che se fosse finito sui piedi di Quaglietta l'avrebbe liberato davanti al portiere. Gallardo sfrutta il contromovimento dei suoi compagni di squadra, fallo di mano del numero 5 Bellico che viene anche ammonito.
sul punto di battuta. Garcia e Ferreira, finta di Garcia che riceve adesso il pallone, intercettato da Russo che capisce tutto con secondi d'anticipo e serve in profondità il numero 11 che tira fuori di poco. Feliziani, Gagliardo, Garcia, Gagliardo, Ferreira, Garcia, Feliziani, Gagliardo, con l'esterno, cambia gioco da Ferreira, che serve Rosa Garcia, che ritorna indietro, ancora una volta da Feliziani, Rosa Garcia, Ferreira, con il destro da Gagliardo, Rosa Garcia con la suola, stoppa il pallone, guarda il movimento dei compagni, ancora Rosa Garcia in possesso del pallone, doppio passo, altro doppio passo, prova ad andarsene sulla fascia destra prima di ricominciare da Gagliardo che di sinistro gira velocemente da Feliziani che se ne va molto bene, ottimo tiro e ottima risposta di Aprile. Feliziani per Gagliardo, Garcia, Gagliardo protegge il pallone, si gira, prova ad andarsene sulla sinistra, ci riesce, Gagliardo passa in mezzo a due, il pallone finisce a Garcia che cambia gioco, il pallone era giusto ma troppo veloce, si riprenderà con una rimessa in gioco per la squadra campana. Stigliano, Bellico, il pallone finisce a Russo che chiude il triangolo con il numero 11 che gira il pallone. Stigliano torna indietro da Bellico che gira per Quaglietta, Bellico trova bene Russo che se ne va bene sulla fascia sinistra, la mette sul secondo palo per la corrente, compagno di squadra che sigla il gol del 2-2. Quaglietta mette il risultato in parità. Non è bastato per ora l'ottimo primo tempo dell'Active Network a mettere in cassaforte il risultato e la squadra ospite adesso è riuscita a riportarsi sul pareggio 2-2. Gasquez, Rosa Garcia, uno contro uno, rientra sul destro, Rosa Garcia preferisce ricominciare da Feliziani, Gasquez, Ferreira, prova a chiudere un triangolo, il passaggio è rischioso, infatti viene intercettato. Gasquez, Fernandez, da Feliziani, Rosa Garcia protegge il pallone, si gira con il destro e perde il pallone sul pressing avversario, viene servito immediatamente Russo che si gira ancora con il sinistro e guadagna un'altra rimessa laterale in zona d'attacco, ottimo momento per il futsal marigliano. Sulla battuta Quaglietta che guarda il movimento dei propri compagni, prova ad andare fuori da Stigliano, gli torna il pallone, Quaglietta si gira e perde palla, l'arbitro non sanziona il fallo, sarà rimessa per la squadra rosso-blu. Quaglietta, Bellico, Quaglietta, Bellico, il numero 11, Stigliano che sbaglia lo stop ma il pallone è uscito, rimessa laterale per l'Active Network che prova a reagire. Gasquez, Fernandez, Gasquez, cambia gioco sulla testa da Ferreira, Gasquez, Rosa Garcia, Ennas, Ferreira, prova il destro, respinto, Ennas, Gasquez, Fernandez, sulla sinistra da Rosa Garcia che con il doppio passo se ne va, ne salta due, Rosa Garcia la prova a mettere dietro, è molto attento Stigliano che fa partire la transizione offensiva del Marigliano, Stigliano con il destro, ottimo intervento del portiere, ancora ribattuta, ancora Mastro Pietro, per tre volte Mastro Pietro salva il risultato. Stigliano, imbucata centrale troppo lunga, rimessa laterale per l'Active Network
che in questo inizio di secondo tempo è un po' in difficoltà. Ferreira porta avanti il pallone con il destro e appoggia per Rosa Garcia, che di prima va da Gasquez Fernandez. Si avvicina il numero 6, prima di scaricare ancora Gasquez Fernandez. Hernas si rigira e va da Ferreira, che sbaglia lo stop ma riesce a rimediare ritornando da Gasquez Fernandez, che gira sulla destra per Rosa Garcia. Rosa Garcia rientra ancora per Gasquez Fernandez. Ferreira gira molto velocemente il pallone dell'Active Network, passaggio dentro però è troppo piano. Aprile è attento, parte il contropiede ancora dell'Active Network, pallone forte sul secondo palo, questa volta era giusto ma Gasquez Fernandez non ci arriva di poco. Stigliano, Quaglietta, Bellico, Stigliano, Bellico, Stigliano, pallone molto forte sulla sinistra per il tiro che di poco va alto di Russo e si rimane sul punteggio di 2-2. Lancio lungo di Mastro Pietro che restituisce il pallone. Bellico, Quaglietta, cambia gioco da Stigliano, Quaglietta, Stigliano, pallone tra i piedi di Russo, che di tacco, serve Stigliano, che di tacco, prova ad andare da Quaglietta nel passaggio intercettato. Ritorna il futsal marigliano da Aprile, che va da Stigliano senza problemi. Stigliano con il sinistro, stoppa e gira palla verso il centro da Bellico. Bellico serve il movimento di Stigliano ma preferisce andare sull'altra fascia da Quaglietta, che subisce l'entrata in ritardo di Rosa Garcia. Sarà calcio di punizione per il futsal marigliano. Prova ad andare subito il futsal marigliano in velocità, niente da fare per loro. Stigliano in possesso del pallone, lascia scorrere, sarà rimessa laterale per la squadra campana. Bellico e Stigliano scambiano vicino all'area di rigore, lancio lungo, rimessa laterale per gli arancioni. Ferreira, Gasquez Fernandez scarica dietro dal numero 5, ritorna da Rosa Garcia, che sulla stessa verticale serve il proprio compagno e prova a metterla forte in mezzo nella terra di nessuno. Stigliano, pallone finisce tra i piedi del numero 5, no, intercettato dalla difesa. Può ripartire Fernandez, Fernandez con il destro, fermato brillantemente dall'intervento di Guido. Fernandez al centro da Hernas, che restituisce a Fernandez, che torna indietro da Rosa Garcia. Ferreira rigioca sulla destra per Fernandez, che prova la conclusione. Il buon intervento di Aprile manda in calcio d'angolo. Pronto a battere Fernandez, che scarica dietro per la corrente. Rosa Garcia che manda alto. Aprile, Stigliano, Bellico. Il passaggio per Stigliano è sbagliato. Gasquez Fernandez, Hernas, Gasquez Fernandez. Punta la difesa avversaria e ricomincia da Rosa Garcia, che torna dal numero 10. Hernas che è di destro. Serve Rosa Garcia, Gasquez Fernandez trova al centro Ferreira, che è un uno contro uno. Ferreira prova ad andarsene sulla fascia destra ma viene fermato dal futsal marigliano, che prova a partire adesso in contropiede con Di Guido, che porta il pallone, lo mette sulla destra per Russo, che la mette in mezzo ma ha intercettato il pallone da Gasquez Fernandez, che salva la propria squadra. Pronto a battere Bellico, il tiro di Stigliano intercettato. Ancora Bellico che chiama uno schema,
l'arbitro Conte, il pallone finisce fuori a Guido che trova Russo bene in mezzo all'area di rigore e guadagna un calcio d'angolo. Anzi no, l'arbitro cambia idea, sarà rimessa dal fondo. Rosa Garcia. Stop di Gasquez Fernandez che porta avanti il pallone. Rosa Garcia. Cambia gioco su Gagliardo che con il destro prova a inventarsi qualcosa. Prima di servire nuovamente Fernandez. Gagliardo con il destro si gira. Torna da Rosa Garcia che prende il centro. Serve Gagliardo che viene anticipato regolarmente da Guido. Rimessa laterale per i campani. Guido serve il proprio portiere Aprile che prova ad alzare il pallone ma non lo alza abbastanza e Gagliardo intercetta e parte in contropiede. Gagliardo con il destro, Gagliardo al limite dell'area, Gagliardo sfiora il gol del vantaggio. Aprile prova il lancio lungo a cercare Guido, intercettato da Ennas. Gagliardo si alza il ritmo della partita. Rosa Garcia, Gagliardo, Gasquez Fernandez, ancora Gagliardo sulla destra per Rosa Garcia che chiude il triangolo con Gagliardo. Torna sulla sinistra da Ennas che cambia gioco su Gagliardo che ha qualche difficoltà a stoppare il pallone. Ricomincia da Gasquez Fernandez che allarga sulla sinistra per Ennas. Aprile, Bellico, Sigliano, torna dal centro da Bellico, serve il movimento dei propri compagni ma sbaglia il passaggio ma Gagliardo viene contrastato sempre da Bellico che riconquista il pallone. Guido, di tacco da Bellico, Sigliano in verticale da Guido, Guido completa il triangolo! Castigliano che completa a sua volta la rimonta e arriva il 3-2 del Futsal Marigliano che l'ha ribaltata nel giro di pochi minuti. Yeah. 2-3 per i campani che non hanno mollato e ora sono addirittura passati in vantaggio. Gasquez Fernandez, Gagliardo, Gagliardo con il destro, serve subito Rosa Garcia che rientra. Rosa Garcia, serve il movimento di Ennas che cambia il gioco da Gasquez Fernandez che ha un po' di spazio, rientra sul destro, è molto attento Bellico che riconquista il pallone. Gasquez Fernandez, fallo, fallo dei rossoblù, si riprenderà con una punizione in zona offensiva per l'Active Network. Sul punto di battuta Gasquez Fernandez, un solo uomo in barriera per Aprile. Parte Gasquez Fernandez che appoggia per Gagliardo, sarà calcio d'angolo per la squadra di casa. Se ne incarica Ennas che mette il pallone a terra e serve Rosa Garcia che cambia campo da Gagliardo che può andare uno contro uno e se ne va infatti Gagliardo sulla destra contrastato da Quaglietta che non commette fallo e può partire il contropiede del Marigliano. Quaglietta di suola se ne va sulla fascia destra, viene contrastato poi da Ennas che con il raddoppio rivince il pallone e fa ripartire Gagliardo che mette ordine e serve Gasquez Fernandez che va subito da Rosa Garcia che in transizione offensiva prova ad andarsene su Bellico e ricomincia da Gasquez Fernandez sulla sinistra da Rosa Garcia, scucchiaia dal numero 8 Ennas, l'autore dei primi due gol della partita. Rosa Garcia, Rosa Garcia con il sinistro poi con il destro, stoppa il pallone di suolo ma le tiene molto ferma. Rosa Garcia rientra verso il centro, Garcia il pallone deviato, Aprile non ha problemi a bloccare, addirittura prova la conclusione che finisce di poco alta.
richiesto il time out dalla squadra di casa, si riprenderà quindi tra poco sul punteggio di 2-3 per il Marigliano. Pochi minuti, 9 minuti prima della fine della partita, il futsal Marigliano è sopra 2-3. Gasquez Fernandez di tacco per Ennas, che serve Gagliardo, che prova ad andarsene, usa le mani, il numero 8 Quaglietta, che commette fallo e si riprenderà con un calcio di punizione per gli arancioni. L'arbitro fischia e parte Gasquez Fernandez, che va al centro d'Ennas, che restituisce a Gasquez Fernandez, che prova ad andare con il sinistro, attento Aprile, che guarda il movimento del numero 21 e lo serve in profondità, commette fallo Gasquez Fernandez, si riprenderà con una punizione per il rossoblù, viene anche ammonito Gasquez Fernandez. Arriva il fischio dell'arbitro e parte Stigliano con il sinistro, raso terra, fuori di poco. Mastro Pietro chiede di velocizzare il gioco per Gasquez Fernandez. Rosa Garcia, Ennas, Gagliardo, Ennas fa il velo, il pallone lo riceve, Rosa Garcia sulla sinistra. Gasquez Fernandez, Gagliardo, che rientra sul sinistro e ancora con il destro. Serve centralmente Ennas, che viene spinto da dietro, l'arbitro lascia andare, sarà calcio di punizione per la squadra di casa. Il fallo è stato commesso dal numero 21, il pallone viene battuto velocemente ed era arrivata anche la grande parata di Aprile, ma bisognerà ripetere il calcio di punizione. Punizione da buona posizione per l'Active Network, che va con Rosa Garcia, il pallone viene respinto dalla barriera. Gasquez Fernandez cambia gioco da Rosa Garcia, che stoppa e arriva da Gagliardo, che sulla fascia sinistra prova a rientrare verso il centro. Gagliardo, il tiro viene toccato da un avversario, quindi riprende l'azione con la palla tra le mani di Aprile, che ha rilanciato intanto verso il numero 21 Di Santo, che prova a girarsi e guadagna una rimessa laterale. Di Santo gira da Guido, che cambia da Quaglietta. Quaglietta prova a verticalizzare immediatamente, ma attento a Rosa Garcia. Bellico, Guido, Bellico, il passaggio è sbagliato, si riprenderà con una rimessa laterale per l'Active Network, con Gagliardo che gira la Ferreira, ancora Gagliardo che può puntare verso il centro o verso la fascia laterale indipendentemente. Ennas, Rosa Garcia,
Ennas, Ferreira, Ennas, Rosa Garcia, Gagliardo chiude il triangolo, è molto bravo Quaglietta a fermare l'azione e poi ripartire l'azione del Marigliano, che poi commette fallo. Il fallo è stato commesso dal numero 21 ed è il quinto fallo. Il giallo arriva per Guido, no, per Di Santo, sarà il quinto fallo quindi commesso dal futsal Marigliano. Poco più di 6 minuti da giocare ed è proprio Garcia a battere sul secondo palo per il grandissimo gol di Ennas, che firma la propria tripletta personale e riporta il punteggio sul 3-3 a 5 minuti dalla fine. Guido, bellico! Partita incredibile quest'oggi al Palacus. Quaglietta, bellico, Guido, il passaggio intercettato da Gagliardo che però non riesce a ripartire. Guido, bellico, tanto prova a partire Quaglietta, il pallone finisce tra i piedi di Aprile che con calma ritorna da Quaglietta. Bellico di destro, serve Quaglietta che va da Guido che stoppa di sola, ritorna, buona azione del numero 5 che prova a imbucare direttamente per Russo ma il passaggio è intercettato. Bellico cerca bene Russo, Russo sulla fascia destra, Russo si gira sulla bandierina del calcio d'angolo, Russo prova a proteggere il pallone raddoppiato, il pallone resta lì ma entra in possesso in questo momento il numero 5, riprenderà con una rimessa laterale per il futsal Marigliano. Se ne prende la responsabilità Bellico che poggia il pallone per terra, la mette al centro per Russo ma Ennas è attento e riparte il contropiede. Ennas atterrato, subisce il fallo, sarà tiro libero e cartellino giallo per il numero 22. Dai. È stato anche espulso. È stato anche espulso il numero 5, Bellico. Arriva il fischio dell'arbitro, Rosa Garcia contro Aprile, Rosa Garcia, palo in rete, 4-3 dell'Active Network che ribalta nuovamente il risultato a pochi minuti dalla fine, 4-3 per i padroni di casa. Stigliano cambia gioco sulla sinistra, alto per Russo che la stoppa bene ma non abbastanza bene, rimessa laterale per i viterbesi. Ennas, Ferreira con calma, Gagliardo, Gagliardo porta il pallone nella metà campo offensiva prima di scaricare per Ferreira che torna da Ennas che arriva da Gagliardo. Gagliardo rientra bene, però il passaggio sul secondo palo è molto rischioso,
ci mette una pezza un suo compagno di squadra, il pallone finisce casualmente tra i piedi di Mastro Pietro, che serve Ennas da Gagliardo in orizzontale. Gagliardo ancora in orizzontale da Ferreira, che stavolta va in verticale da Nunzi, che si gira sul destro. Nunzi prova il tiro, Stigliano è attento e fa ripartire Russo, che ha una buona occasione. Russo prova a imbucare, ma Ennas è indemoniato. Attenzione, il pallone finisce da Nunzi, Stigliano è attento e riparte di suola. Stigliano diventa destro e centro, Stigliano ancora, palo incredibile di Stigliano che ha sfiorato il pareggio. E ancora vivo il futsal marigliano. Attenzione, il passaggio sbagliato da Ferreira, con Russo che ricomincia da Guido e appoggia per il numero 11, che viene contrastato da Gagliardo. Contropiede della Team Network, che mette in mezzo. Attenzione, la palla vince sui piedi di Rosa Garcia, dietro per Ferreira, respinta sulla linea. Ma che occasione! L'arbitro ha fischiato prima. Ricomincia la partita dopo qualche minuto di pausa per l'infortunio corso ad aprile. Rosa Garcia. Attenzione, il passaggio orizzontale è rischiosissimo, ma Gagliardo attento e stoppa il pallone prima di passarla efficacemente a Nunzi, che si gira di destra e serve Ferreira, che sbaglia lo stop ma rimedia, prova a rientrare, viene fermato, riparte il controllo del marigliano. Russo è da solo nell'altra metà campo, ma non viene servito. Sarà cartellino giallo per Rosa Garcia, ma che occasione sprecata in contropiede dal marigliano. Time out richiesto dal futsal marigliano a pochi minuti dal termine. Mette il portiere di movimento, il futsal marigliano, che tenta il tutto per tutto. Stigliano con la maglietta rossa da portiere di movimento. Quaglietta. Guido. Per Di Santo, ancora da Quaglietta. Guido. Di Santo. Ancora Guido. Passaggio è molto veloce. Di Santo. Sbaglia l'appoggio per il numero 22, rimessa laterale. Pallone finisce oltre le tribune. Gagliardo di esterno da Rosa Garcia, che serve la corrente. Ferreira, che però prova a rilanciare, mette una pezza. Mastro Pietro, rimessa per il rosso-blu. Mettiamoci adesso il portiere. Di Santo. Guido, Quaglietta, Stigliano, Quaglietta, Guido, Quaglietta, si allarga sulla destra, riserve Guido, Guido ha un pochino di spazio, la ridà Quaglietta, che viene in scivolata, intercettato da un ottimo Gagliardo, che ritorna da Guido adesso. Guido, Di Santo, sulla sinistra da Russo, ricomincia con calma da Guido, Stigliano con un pochino di spazio sul sinistro, Guido,
Ancora da Sigliano. Sigliano sulla destra, trova bene il numero 21 che prova la botta sul primo palo. Senza problemi. L'Active Network, Rosa Garcia, scucchiaia da Gagliardo che prova ad andarsene sulla fascia ma viene fermato da Guido che parte in contropiede, viene fermato, il giocatore ha colpito la palla. Gagliardo ha un pochino di spazio a disposizione, Gagliardo rientra verso il centro, Gagliardo triplicato addirittura, è costretto a scaricare su Ferreira che allarga velocemente da Rosa Garcia. Rosa Garcia, doppio passo, se ne va verso il centro, Rosa Garcia fa impazzire il suo avversario, scarica su Gagliardo che la mette in mezzo. Ma è molto attento Di Santo che la serve al russo che viene fermato da Rosa Garcia. Rosa Garcia cambia il gioco da Gagliardo. Gagliardo è costretto a lanciare a Ferreira che viene anticipato da Di Santo che ha un pochino di spazio, serve il suo compagno di squadra che la mette forte in mezzo. Rosa Garcia due volte manda il pallone in calcio d'angolo. 2 minuti e mezzo da giocare, calcio d'angolo per il futsal marigliano. Stigliano, Guido ancora con il destro, rientra e serve Quaglietta, Di Santo, Quaglietta, Guido con il destro, serve Quaglietta che prova il calcio senza alcun problema, tanto viene espulso l'allenatore del futsal marigliano. Rientra in campo il numero 1, Liccardo, al posto di Aprile. Ha chiamato lo schema Mastro Pietro e serve vicino Rosa Garcia. Rosa Garcia va centralmente da Gagliardo che si fa anticipare ma recupera con la punta, viene servita in profondità Ferreira, il passaggio è leggermente troppo lungo. Liccardo, Guido, meno di 2 minuti alla fine della partita, con Guido che serve Quaglietta che aspetta il movimento di Stigliano. Quaglietta, Guido, stop di Suola, scucchiaiata per Di Santo che la mette giù e guadagna una rimessa laterale. Di Santo, Guido, Quaglietta, ancora da Guido che restituisce a Quaglietta. Stigliano, il passaggio è sbagliato, rimessa laterale per l'Acqui. Gagliardo batte, serve Enas, Gagliardo supera, attenzione, il pallone è stato toccato forse con la mano, l'arbitro se ne accorge ed espelle il numero 22, Guido, per un fallo di mano in area di rigore. Liccardo contro il numero 5, Ferreira che chiude la partita 5-3 per l'Active Network che ha sofferto ma ha rimesso in sesto una partita che in un certo momento sembrava persa, 5-3. Stigliano, Quaglietta, pressato, serve il contromovimento del numero 11 che serve a Cetto Russo, grande uscita di Mastro Pietro. Di Santo, Quaglietta, passaggio intercettato da Ennas che serve Liccardo che è costretto a mandare il pallone in fallo laterale dove si avvicina Gagliardo che va sull'altra fascia da Rosa Garcia.
Guarda Garcia. Un minuto alla fine, Gagliardo se ne va sulla fascia sinistra, Gagliardo la tocca, il portiere attento, sarà rimessa laterale per i viterbesi. Rosa Garcia con il destro, rivada Gagliardo che con calma ricomincia da Ennas, autore di una grandissima tripletta. Se ne va con un rimpallo Ferreira che prova a servire il proprio compagno. Riparte Stigliano che è l'ultimo a crederci. Attenzione, Russo la mette in mezzo da Stigliano che firma il gol del 5-4 a meno di un minuto dalla fine. 36 secondi. 36 secondi. Dai raga, eh! Oh raga! 36! Secondi alla fine, Gagliardo prova a tenere il pallone, gira sulla destra da Ennas che torna da Ferreira, Rosa Garcia uno contro uno, Rosa Garcia se ne va ma si trascina il pallone oltre la rimessa laterale e il futsal marigliano avrà forse l'ultima occasione per pareggiare questa partita. Quaglietta cerca Liccardo, lo trova, ancora Quaglietta, porta avanti il pallone, meno di 30 secondi alla fine. Quaglietta, va da Liccardo che viene pressato, ancora il pallone da Quaglietta che la prova a mettere in mezzo ma il pallone è fuori, il pallone è fuori. Rimessa laterale per l'Active Network. Dodici secondi alla fine. Con Rosa Garcia che serve lungo Gagliardo che viene anticipato, Russo, Rosa Garcia se ne va sull'altra fascia, Rosa Garcia, Rosa Garcia sfiora il gol. 5 secondi alla fine, Liccardo, 5 secondi alla fine, Liccardo, attenzione, la mette lunga, il pallone viene battuto fuori, quindi sarà rimessa laterale in zona d'attacco per il futsal marigliano che può provare a pareggiare con quest'ultima occasione. Due secondi alla fine, Stigliano è pronto a battere la porta in mezzo, Gagliardo respinge, calcio d'angolo, un secondo alla fine, Gagliardo forte in mezzo, si riprenderà con un'altra rimessa laterale, la partita non è ancora finita, Stigliano dietro per Liccardo che prova la botta, respinta e finisce qui, 5-4 per l'Active Network che c'entra una vittoria fondamentale che la porta a 13 punti in classifica proprio raggiungendo il futsal marigliano, partita bellissima.